come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, ascoltiamo in questa 14ª domenica del tempo ordinario il brano dell'Evangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose e che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Cari fratelli, ci troviamo in un momento particolare della vita pubblica di Gesù. Gesù aveva lasciato Nazareth, dove era cresciuto, nella famiglia con Giuseppe e Maria, si era trasferito più a nord, iniziando la vita pubblica, cominciando ad annunziare il regno di Dio, il Vangelo, operando prodigi, e si era trasferito a Cafarnao. Oggi il brano ci presenta il momento quando Gesù ritorna per un momento a Nazareth, potremmo dire in casa sua, tra i suoi compaesani. Ma a Nazareth avviene uno scontro, direi uno scontro tra l'umiltà e l'orgoglio. A Nazareth avviene un incidente che potrebbe capitare a tutti. Lasciamoci interpellare da questa pagina evangelica. Cerchiamo di capire intanto i fatti. Gesù da Cafarnao, dicevo, si reca di nuovo a Nazareth, circa 40 chilometri. Precedentemente alcuni dei suoi paesani erano andati a trovarlo perché era stato detto di lui: è fuori di sé. Si erano informati, avevano visto, avevano raccolto notizie positive su Gesù. Ora Gesù si trova a Nazareth, dove Gesù era cresciuto. Ed ecco, dicevo, l'incidente che si apre e si chiude all'insegna dello stupore. Viene detto dall'Evangelista che molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti, meravigliati. E si conclude il Vangelo con le parole di Gesù, quando cita quel proverbio: un profeta non è accetto nella sua patria, e Gesù si meraviglia della loro incredulità. Una meraviglia iniziale che però, potremmo dire, viene soffocata. Pongono loro una domanda giusta, ma danno una risposta che è affrettata. Dicono: che sapienza è? Che sapienza gli è stata data? Da dove vengono a costui queste cose? Si vede che Gesù parlava veramente attirando l'attenzione, suscitando ammirazione, godendo proprio buoni giudizi. Ma è la risposta affrettata che non permette di conoscere veramente chi fosse Gesù. Chi è costui? Vanno a cercare, cioè, la risposta
troppo vicina e in fretta. Cercano la risposta nella direzione sbagliata, la famiglia di Gesù. Emerge cioè questa incapacità di accogliere la manifestazione di Dio nel quotidiano, chiedersi veramente chi è Gesù. Lo scandalo, cari fratelli, consiste nel fatto che Gesù non coincideva con le loro immagini, non rientrava cioè nei loro schemi al riguardo di Dio. E poi c'è anche, potremmo dire così, la macchia di una famiglia insignificante. Non è costui il figlio di Giuseppe, sua mamma non è Maria, noi non conosciamo i suoi fratelli, i suoi parenti. Ma qui leggiamo anche una dose, se vogliamo, di invidia. Gesù, un profeta, non è disprezzato se non nella sua patria. Gesù si rifà a un proverbio popolare: non ne prendono in considerazione Gesù. Si tratta per loro di un essere insignificante. E continua l'Evangelista dicendo: e lì non poteva operare nessun prodigio. Perché? Per la loro mancanza di fede. Il miracolo è sempre una risposta alla fede e costituisce anche un appello alla fede. Dice il Vangelo: si limitò a imporre le mani a pochi malati e li guarì. Il limite, cari fratelli, non è Gesù, ma la diffidenza dei suoi concittadini. Si stupiva della loro incredulità. A me sembra, cari fratelli, che questo discorso non appartenga semplicemente ai compaesani di Gesù. Questo discorso può riguardare, anzi riguarda anche noi, non solo i compaesani, ripeto, di Gesù. Per gli abitanti di Nazareth, dove non è possibile che Dio arrivi a una tale povertà, si presenta la stessa nostra difficoltà. Anche noi possiamo ripetere ciò di cui si sono lamentati gli abitanti di Nazareth. Non è possibile, cioè, che Dio arrivi ad una tale povertà da presentarsi nella fragile carne di un uomo nato a Betlemme e vissuto all'ombra della grotta, oppure di una casetta umile, oppure della bottega di un artigiano. A Nazareth, vedete, si anticipa lo scandalo della croce. Il Vangelo ci dice che Gesù lasciò Nazareth e quella gente perse una grazia, perse un dono, perse un appuntamento. Anche a noi viene data la possibilità di prendere una posizione: incontrare o rifiutare Dio. Da 2000 anni e più una serie di persone lo hanno incontrato e continuano ad incontrarlo. Lo sentono, lo credono vivo e risorto. Mi vengono in mente quelle parole di Sant'Agostino quando dice: temo che Dio passi in vano. Allora il messaggio che ci viene da questa pagina del Vangelo odierna è propriamente questo: lasciamoci cogliere dalla presenza di Gesù. Facciamo sì che possiamo scorgere in questo umile uomo di Nazareth il Figlio di Dio, il Verbo che si è incarnato e che è venuto ad abitare in mezzo a noi, a piantare la sua tenda in mezzo a noi, facendosi povero, vivendo
nell'umiltà, stando vicino agli ultimi. Non possiamo, cari fratelli, perdere questa occasione, non solo di poterlo incontrare, ma anche di saperlo riconoscere quale figlio di Dio, nato dal grembo virginale di Maria Santissima, che ha vissuto e ha condiviso con noi le nostre infermità, Lui vivo e risorto. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà e ti verrà germoglio munifico nella terra del mio Signor.